Ciao amici di Ricette per Passione, io sono Veronica del blog La Mia Casa Sciabbi. Oggi preparo con voi un primo piatto per la nostra rubrica sulla pasta. Silenzio, parla niente. Come avete visto dalla foto, useremo i capelli d'angelo, degli spaghetti finissimi che mi ricordano tanto la mia infanzia. Condiremo questi spaghetti finissimi con un trancio di salmone sott'olio che frulleremo insieme alla panna vegetale. Faremo prima un leggero soffritto con la cipolla di Tropea e poi andremo a guarnire con qualche pinolo e con il prezzemolo. In un mixer inseriamo il salmone, la panna vegetale, una manciata di pinoli a piacere, teniamone qualcuno per la guarnizione finale. Saliamo. Padellino, mettiamo un po' d'olio, aspettiamo che si scaldi, io ho già fatto, e versiamo la cipolla. Nel frattempo io ho fatto bollire l'acqua, versiamo il sale. Quando la cipolla ha cotto un pochino andiamo ad aggiungere un po' della nostra crema di salmone. Ora aggiungiamo un po' di acqua di cottura della pasta e spegniamo. È arrivato il momento di buttare i nostri capelli d'angelo, sono due piccole porzioni da 40 grammi, ma potete ovviamente aumentare. Questa pasta va cotta solamente 3 minuti. Guardate che belli questi spaghettini, assomigliano un po' agli spaghetti cinesi da quanto sono sottili. I 3 minuti sono passati, scoliamo i nostri spaghettini, capelli d'angelo e andiamo a condirli. Il nostro piatto è pronto, ora andiamo a decorare con qualche pinolo e un ciuffetto di prezzemolo. Qua abbiamo finito, spero che vi sia piaciuta questa idea per la cena, molto fresca e soprattutto dal sapore di mare. Mi raccomando, se rifate la ricetta taggateci, usate l'hashtag silenzio parla Agnesi e ricette per passione su Instagram, oppure mandateci qua. Screenshottate la ricetta, mandateci le foto anche qui. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima e se vi va seguitemi. Ciao!